Ragazzi, eccoci qua con due dei perdenti della finale del torneo Seven, Super 7 Cup, però una finale comunque soprattutto gli ultimi 10 minuti che hanno giocato praticamente solo loro, un assedio, e sono riusciti a perdere soltanto di una rete. Riccardo Roscigno e Stefano Cisone, il portiere. Riccardo, cosa hai da dire su questa partita? Poteva essere gestita meglio? Sì, abbiamo sbagliato il secondo tempo, ci siamo sbagliati troppo tardi e purtroppo all'ultimo abbiamo cercato un'impresa, ma è mancato un gol. È mancato un gol, ma Stefano, d'altronde abbiamo messo una partita contro chi aveva fatto tipo 7-8 col scarto nella fase a girone. Nella fase a girone. E quindi significa proprio che. Comunque, sì, avete giocato. Non abbiamo giocato bene, complimenti agli avversari. Perché sulla carta, questo vuole dire. Gli avversari hanno fatto una bella partita. Sulla carta partivate voi in vantaggio nei bookmaker, nelle promozioni. Scusami, Sergio, intervento dallo studio. Volevo fare una domanda a Cisone, il portiere dei Keller. Abbiamo visto comunque un Keller non molto in forma, diciamo che non c'è stata una preparazione anche psicologica prima della partita. All'episodio simbolo di questa partita c'è stato un episodio diciamo nel secondo tempo, una brutta uscita inesperta, un giocatore come lei. Diciamo che i dirigenti di campo hanno sbagliato perché hanno fatto entrare due palloni in campo, quindi uno è uscito. Ah, abbiamo capito. Che fosse quello qui gioco. Non è stato un ritardo mentale suo. Ho capito. In questo phone gliel'ha regalato di schema 3. Va bene, ragazzi, dallo studio nessuna domanda da fare. Nessuna domanda e in bocca al lupo per questa Summer Cup. Ci hanno detto già un'anticipazione della Summer Cup, questa fusione. Sarà una fusione tra Keller e Keller. Una fusione, quindi verrà fatta una bella squadra. Che dallo sguardo di Riccardo sembra un po' non so, aspettati questa notizia, boom, di ultima ora. Questa è una bomba che diamo adesso nei spogliatoi. Questa è una bomba dell'ultima ora che piazziamo così. Non è niente di sicuro, però ci sta nell'aria questa fusione. Va bene. Bocca al lupo e alla prossima. Complimenti Keller, bravi ragazzi.